canti e preghiere accompagnano Nelson Mandela nella sua ultima sfida. L'ex presidente del Sudafrica, 94 anni, ricoverato all'ospedale di Pretoria dall'8 giugno, continua la sua agonia attaccato a un respiratore. Ieri la sua famiglia ha dichiarato che tutto può succedere da un momento all'altro. I continui messaggi d'affetto gli danno forza, sia quelli che riceviamo privatamente sui nostri telefoni, sia quelli che raccogliamo qui e che voi potete filmare. Gli danno tanta energia e la forza di andare avanti. La stampa sudafricana oggi interviene sulla polemica scoppiata in famiglia sul luogo dove seppellire l'ex leader della lotta all'apartheid. Mandela nel 1996 disse di preferire Kunu, il villaggio della provincia del Capo Orientale, dove trascorse l'infanzia. In Sudafrica arriva in queste ore Barack Obama per la seconda tappa del suo tour africano.